ci piace tanto, perché era da tanto tempo che cercavamo Gon a partire addirittura da maggio, e l'abbiamo voluto fortemente noi. Ci siamo trovati una serie di situazioni per le quali oggi Gon è partita, è rientrata in America, e auguro lei il migliore futuro nell'ambiente sportivo professionale, anche se devo dire che in futuro dovrebbe gestire un pochettino meglio almeno tutta la parte contrattuale con voi in giro diretto. Quindi sono talmente tanti i problemi che abbiamo poi demandato con ampia dichiarazione dettagliata ai nostri uffici legali, in quanto vogliamo che venga trasferita nelle opportune sedi giudiziarie la vicenda, anche perché andando in Federazione Internazionale Volleyball vogliamo dire la nostra, perché noi siamo dotati di un codice etico sociale che non ci consente di non avere la chiarezza e trasparenza. Come tale, la chiarezza e la trasparenza ci ha sempre guidato, e vedrete cosa diranno in Federazione Internazionale Volleyball. Sì, ci stiamo muovendo con difficoltà, in quanto chiaramente adesso i giochi sono quasi tutti fatti, dunque sarà nostro desiderio lavorare al più presto, e entro il 30 sicuramente troveremo una giocatrice che possa rimpiazzare il Volleyball.